Bentrovati con una nuova puntata di Step Economia e Territori, il format di Confindustria Toscana Sud dedicato al racconto dell'economia dei territori. Questa è una puntata speciale, una puntata focalizzata su una realtà importante che ha preso vita a Grosseto. Ci spostiamo appunto nella città di Grosseto per raccontare di Area Punto Zero. E cos'è questa storia? La storia di un'area industriale che era ferma per termini di attività di alcune realtà industriali presenti sul territorio e che poi si è riaccesa da un progetto, è diventata una realtà con nuovi investimenti, nuove aziende che hanno rivitalizzato e dato vita a nuove pagine di storia industriale per Grosseto. Ne parleremo con alcuni dei diretti protagonisti. Questa è la prima puntata che dedichiamo a questa storia, ce ne sarà anche una seconda, ma subito ci colleghiamo a Grosseto con il mio collega Giovanni Mascagni, che è responsabile della nostra delegazione di Grosseto e che è fra i registi di questa operazione. Giovanni, ben trovato. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, una bella storia, una bella notizia in termini tecnici. Da un'area ferma, un nuovo progetto che è diventato una realtà, che racconta innanzitutto che si fa buona industria, innovativa, tecnologica a Grosseto e che si fa squadra fra le imprese. Ci racconti un po' tutti i vari step di questo percorso? Bene, grazie. Sicuramente parto un po' dal principio e se vogliamo da alcune motivazioni che comunque hanno spinto l'associazione insieme alle imprese a intraprendere l'elaborazione di questo progetto. Qui la premessa è quella di una considerazione relativa all'andamento socio-economico e demografico della provincia di Grosseto che ci vede un po' come fanalino di coda, guardando i numeri e i dati, i nudi e crudi, un po' il fanalino di coda della Toscana, ovvero un territorio dove effettivamente negli ultimi anni si è evidenziato una sorta di disagio economico, guardando quelli che sono, come dire, proprio i redditi medi di pro capite dei nostri concittadini e anche occupazionale, con un elemento ancora, diciamo, di prospettiva più pericoloso, che è quella della diminuzione del flusso demografico negativo e soprattutto di un'allarmante fuga di giovani qualificati verso centri considerati più dinamici, in particolare l'estero, ma non solo, e quindi con un problema di prospettiva molto forte. Secondo noi, una delle ragioni strutturali di queste problematiche è una scarsa presenza, scarsa forza del settore manifatturiero. Scarsa presenza che non significa totale assenza nella maniera più assoluta, perché il nostro territorio da sempre ha dato ospitalità e accoglienza a molte imprese manifatturiere che si sono anche fatte ben valere nei mercati internazionali. Quindi questo progetto nasce di fatto da una novità che si è sviluppata negli ultimi anni, per cui in quella che è attualmente la zona di Via Genova, dove effettivamente che possiamo descrivere come l'unico sito industriale della città di Grosseto, dove sono storicamente presenti l'attuale Eurovinyl e dove ha prosperato per decenni la Mabro, ahimè ormai da alcuni anni esperienza esaurita, e in maniera diciamo abbastanza naturale si sono collocate, si sono incubate alcune nuove realtà e alcune sono in fase di trasferimento in quest'area. Quindi diciamo il nostro progetto è sicuramente un progetto di accompagnamento e di nuovo impulso sia per sostenere questi coraggiosi imprenditori che stanno scommettendo di nuovo in un territorio anche svantaggiato sia da un punto di vista infrastrutturale che da un punto di vista di possibilità di accedere a servizi e risorse umane di alto livello, sostenere le imprese esistenti e rilanciare facendo diventare questa zona accogliente e un luogo dove altre imprese potrebbero potenzialmente collocarsi. Quindi il nostro lavoro è stato quello, come hai detto tu Virginia, in maniera chiarissima, è stato quello di una regia e di un lavoro insieme alle imprese, però direi che il progetto Area Punto Zero è un progetto delle imprese di Grosseto, di questi otto
otto realtà alle quali poi si sono unite anche altre che insistono in quest'area, che hanno realizzato insieme alla nostra regia, chiaramente per la nostra regia, un master plan. Qual è l'obiettivo di questo master plan, di questo grande progetto? È riqualificare le dotazioni pubbliche e infrastrutturali di quest'area che oggettivamente è malmessa, ha tanti elementi, diciamo, di degrado e di carenza di servizi, adeguare tutti i nodi viari di accesso, perché quest'area ha la fortuna di trovarsi proprio nell'incrocio tra il corridoio tirrenico e la Via Mari, riqualificare anche il patrimonio del verde, arboreo, pubblico e privato, quindi quello dentro le aree delle imprese e quello di competenza comunale. Adeguare le infrastrutture tecnologiche, le reti, e realizzare un vero e proprio centro servizi all'interno di quest'area che possa essere un luogo e uno spazio, tanto per fare degli esempi, diciamo, molto evocativi, dove poter realizzare uno spazio di ristorazione, un bar, ristoranti, sale formative, sale di rappresentanze, un nido aziendale o interaziendale, meglio ancora, magari, perché no, un ufficio delle scuole o degli uffici comunali che sono, diciamo, connessi al tema delle attività produttive. Ecco, rendere questo luogo accogliente per chi fa oggi impresa e per chi ha scommesso su quest'area e per chi potrebbe inserirsi. Questo, diciamo, questo master plan lo abbiamo costruito con molto impegno e molta fatica, diciamo, pensando anche di costruire un modello che possa essere replicabile. Infatti anche altri comuni ci hanno contattato per provare a replicare questo tipo di esperienza, perché è un'esperienza replicabile, cioè dialogare con chi vive, lavora e opera nelle aree produttive, comprendere quali sono gli impedimenti e le difficoltà del fare impresa in un'area industriale che tradizionalmente è stata concepita diciamo dall'urbanistica del secolo scorso come aree da porre lontano dai centri abitati, perché rumorose, perché sporche, perché non presentavano le caratteristiche dell'impresa tecnologica moderna che è quella attuale, che invece consente di poter fare impresa dentro la città. Quindi il nostro progetto si arricchisce anche di tante simbologie. La prima simbologia è che l'impresa, le aree produttive possono oggi vivere dentro la città, mischiarsi con la città, e questo non solo perché, appunto, come dicevo prima, oggi i macchinari tecnologici rendono il lavoro di fabbrica totalmente diverso da quello che c'era negli anni, fino agli anni 80, diciamo 90, con le tute blu. Oggi l'industria manifatturiera opera e i lavoratori sono dei super tecnici che operano con i computer, sono soprattutto profili informatici, quindi diciamo un lavoro più pulito, meno rumoroso e quindi può stare dentro la città, ma anche concettualmente il fatto di stare dentro la città, per noi l'obiettivo è quello di favorire proprio una connessione di idee, di pensiero, far vedere ai giovani, per esempio, se si sta dentro la città si può far vedere ai giovani che è possibile fare impresa, quindi che si può invertire, diciamo, questa distanza che talvolta esiste tra l'imprenditore e il cittadino, no? Quindi anche perché i nostri imprenditori sono cittadini, come sono nella maggior parte dei casi, sono dei cittadini, delle persone che sono nate nel nostro territorio e hanno anche in molti casi, diciamo così, imparato, sviluppato l'idea di impresa nella loro vita comune, nell'esercizio della vita normale. Non è che sono nati e unti dal Signore e sono nati imprenditori, lo sono diventati come lo potrebbero diventare tanti altri. Quindi questo progetto Area.0, che abbiamo chiamato così Area.0, il punto è perché evoca l'industria 4.0 e la parola zero significa che è il punto zero, il punto di rinascita, di inizio, di un nuovo inizio di quella che è stata la culla nella nostra città delle più importanti imprese e famose in Italia e nel mondo, e ripartire da lì e immaginarsi di costruire
un futuro nuovamente positivo, brillante e accogliente per le nostre imprese. Giovanni, io ti ringrazio intanto per la tua testimonianza chiarissima, hai sottolineato anche tanti spunti importanti di come una rivitalizzazione industriale comporti poi a cascata, a maggior ragione in un progetto che è dentro una città, una serie di aspetti. Poi questo termine anche di condivisione, di sinergia, che mai come questi tempi, insomma, abbiamo imparato quanto sia essenziale. Ovviamente un grande complimenti a tutto lo staff di Confindustria della delegazione di Grosseto. Adesso io interrompo il collegamento con te per dare voce a due di alcuni protagonisti di imprese di questo racconto. Con te invece ci vediamo per la prossima puntata, quando andremo a sentire anche gli altri. Vogliamo proprio fare un racconto a tutto tondo di questa bella storia di industria che riguarda la città di Grosseto. Intanto grazie e complimenti. Grazie, arrivederci, a presto. Grazie a Giovanni Mascagni. Allora rientriamo in studio, un break pubblicitario e poi voce alle aziende protagoniste di questa rinascita industriale Area 2.0. Fra poco. Bentornati insieme, puntata speciale di Step, il format di Confindustria Toscana Sud, tutto incentrato su una bella storia di fare sinergie, fare impresa, costruire futuro in una città tramite l'industria. Stiamo parlando del progetto Area 2.0, abbiamo fatto la prima parte del programma con l'introduzione del collega Giovanni Mascagni, ma adesso voce ai diretti protagonisti. Partiamo dal dottor Marco Berti, amministratore delegato dell'azienda Toscano, ben trovato, innanzitutto grazie per la sua disponibilità. Buonasera a voi e a tutti gli spettatori. Allora, qui le storie belle sono molteplici nel suo caso, perché lei ha tramutato una storia che si era fermata in una nuova storia, in un nuovo futuro, ha recuperato il grande know-how che era presente nelle tante persone che lavoravano in una realtà e l'ha trasformata in qualcosa di veramente vincente e innovativo, l'azienda Toscana. Ci racconta intanto questo primo tratto di storia e poi parliamo con lei di Area 2.0. Beh, è stata la voglia di recuperare, come diceva lei, la maestria delle signore, che per lo più signore, che lavoravano nella Mapro, ed era un valore aggiunto che non poteva essere disperso. E quindi l'iniziativa imprenditoriale è nata dalla constatazione del fallimento, dalla constatazione che non c'è stato nessun imprenditore del settore che avesse voluto recuperare questa manodopera e questa azienda, e dunque insieme ad altri collaboratori siamo entrati nel vivo e abbiamo studiato questo progetto imprenditoriale, che nasce nel 2016, ha trovato poi la sua nascita, diciamo, effettiva nel 2019, ma i primi studi sono nel 2016, quindi uno studio sulla effettiva capacità del mercato di reperire questi prodotti, sull'effettiva capacità delle maestranze anche in termini anagrafici, perché non dimentichiamoci che c'è bisogno di un rinnovamento generazionale, e dunque ragionando anche con esperti del settore è stato fondato il marchio Toscano, che comunque si riallaccia alla nostra tradizione, alla nostra regione, alla cultura del bello, che riteniamo veramente fondamentale e istitutivo di questo progetto. La cultura del bello, del far bene, il vero Made in Italy, in questo caso il vero Made in Tuscany. Ricordiamo che Toscano è un'azienda che produce capo spalla moda uomo e che, appunto, come sottolineava il dottor Berti, si iscrive in questa grande storia di tradizione, di know-how che era presente sul territorio. Tutto questo poi confluisce in un'ulteriore bellissima storia, che è Area 2.0. Ci racconta un po' come è andata questa visione, perché siete partiti da una visione di un'area.
Sì, allora diciamo che lì è nata dall'esigenza stretta di trovare poi i locali dove poter realizzare questo progetto per una serie di coincidenze sfortunate. Il fallimento Mabro poi ha significato uno sdoppiamento della parte, diciamo, marchio azienda dalla parte immobiliare. La parte immobiliare ha avuto poi un suo percorso che si è conclusa fortunosamente con l'acquisto da parte di un altro marchio importantissimo, ben più importante toscano, che è RRD, e per fortuna, perché in maniera tale da poter poi un domani creare proprio un polo, diciamo, di bello. E quindi Toscano non aveva una sede e lì è stata la sensibilità da parte diciamo, di un gruppo imprenditoriale che è collegato a me, che si chiama Cittadella Immobiliare, e di rilevare poi una serie di aree industriali in prossimità appunto di Mabro, la vecchia Mabro, che si chiama questa area poi ex Rovinil, in quanto a sua volta poi travolta da una serie di vicissitudini societarie che hanno comportato poi una riduzione della loro capacità produttiva. E a questo punto, sotto il profilo immobiliare, è nato il concept di cercare di, oltre Toscano, di trovare altre attività industriali magari di avanguardia che potessero inserirsi in quest'area, e lì vi è stato fortunatamente, anche qui abbiamo trovato un Oxerior che è una brillantissima attività e che si sta sviluppando, diciamo, con ritmi vertiginosi, che si è insediata insieme accanto a noi. Ed è, diciamo, tradizione con elevato know-how tecnologico che è Noxerior. Quindi un insieme, una visione di imprese, ognuna delle quali eccellenti nel proprio campo e che stanno vincendo la sfida di futuro, e mai è complesso per le imprese, visto l'anno e mezzo che abbiamo alle spalle, ma anche la voglia di fare squadra, di avere una visione insieme per il territorio. Questo è un altro punto vincente, dottor Berti. Sì, sì, no, assolutamente, perché nessuno può essere da solo e pensare di poter vincere sul mercato rimanendo da soli, quindi a vari livelli c'è un'integrazione verticale ed orizzontale, questo ormai è una chiave di lettura fondamentale. Noi bisognerebbe imparare dal nord-est con i distretti, se vogliamo parlare di integrazione verticale, ma anche orizzontale bisognerebbe parlare di territorio, quindi dell'opportunità di avere aziende contigue che anche se hanno produzioni diverse si possono dare una mano tra di loro. Alberto, io intanto la ringrazio per questa prima testimonianza, verremo presto con le telecamere anche proprio dal vivo a raccontare da dentro, a far vedere ai telespettatori e a chi ci segue sui social di Confindustria questa veramente esempio virtuoso di fare imprese e farlo in modo sinergico fra imprese e con il territorio. Intanto a lei i doppi complimenti per la storia ovviamente di Toscano e per questo progetto. Bene, bene, grazie e buona serata. Grazie al dottor Marco Berti. Allora, adesso abbiamo l'ultimo collegamento, ci colleghiamo con Matteo Faccin, che rappresenta un'altra importante azienda, la Wolf Tank, che ha preso per le redini insieme alle altre consorelle di questo progetto di Area Punto Zero. Per chi si fosse collegato adesso, stiamo raccontando di questa importante area industriale che sta vivendo questo rilancio, rivitalizzazione grazie a un gruppo di imprese, grazie a Confindustria. Siamo a Grosseto, siamo in via Genova, quindi vicino proprio al centro della città, dove queste imprese hanno fatto sinergia, hanno quindi ricreato un polo industriale, un polo che però dialoga con il tessuto cittadino, con le istituzioni, con la riqualificazione del verde, quindi in generale un progetto che ha rappresentato non solo una rinascita industriale ma anche proprio di un spaccato del tessuto cittadino. Allora, mi dicono che Matteo Faccin è collegato, ben trovato, innanzitutto grazie per la sua disponibilità. Grazie a voi, buon pomeriggio.
Allora, abbiamo aperto la puntata con il collega Mascagni che ci ha raccontato la storia di Step di Area.0, l'ha preceduta il collega Matteo Berti di Toscano. Chiudiamo proprio con lei questa prima puntata che dedichiamo ad Area.0. Io intanto vorrei che lei ci facesse una presentazione dell'azienda che lei rappresenta, che è un'azienda molto importante del territorio e che fa un lavoro delicato e importante. Poi parliamo di Area.0. Molto delicato. Allora, la nostra azienda, diciamo, parte in questo progetto come Mare in Mano Ecologia, poi abbiamo avuto un'evoluzione, oggi ci chiamiamo Wolf Tank di GM SRL. Siamo sempre noi però che sul territorio da 27 anni ormai ci occupiamo di gestione di problematiche ambientali, smaltimento rifiuti. Quindi il nostro business è incentrato proprio sul disinquinamento. E i nostri clienti sono le compagnie petrolifere, quindi lavoriamo su raffinerie, depositi, oleodotti, distributori di carburante, e questo lo facciamo in tutta Italia. Quindi la nostra realtà, diciamo, era rimasta un po' incastonata dentro via Genova e abbastanza sconosciuta ai più degli operatori locali, in quanto ecco, abbiamo proprio una dimensione nazionale, pur partendo da una zona, diciamo, non è così rinomata per diciamo, la sua struttura imprenditoriale e territoriale, no? Quindi una dimensione nazionale, una dimensione quindi ovviamente molto importante e che non ha mai tradito le sue origini, perché come lei sottolineava da oltre 20 anni avete tenuto salde le vostre radici in Toscana a Grosseto. Da qui poi, insieme ad altre imprese, il progetto di Area.0. Com'è la sua visione di questo veramente ambizioso e importante progetto che avete costruito insieme, che state costruendo insieme, perché è un progetto in fieri? Eh sì, questo progetto di riqualificazione è nato un po' da delle chiacchiere fatte tra imprenditori così a livello lungo la via, vedendo un po' il degrado, l'abbandono che da anni ormai quella zona si stava portando indietro. Purtroppo, come sappiamo, il tessuto industriale di Grosseto si sta riducendo sempre di più. Però guardandoci intorno ci siamo resi conto che eravamo rimasti all'interno di una zona che era un po' anacronistica, ma con delle realtà che si stavano, chi comunque aveva passato, diciamo, i periodi peggiori, e chi invece si stava riorganizzando con dei servizi e dei prodotti di eccellenza. Da qui poi abbiamo, diciamo, stimolato Confindustria e accolto al volo la nostra richiesta di aiuto, la nostra esigenza. In brevissimo tempo è stato possibile quindi costituire un tavolo delle imprese di via Genova e cominciare a ragionare su quali fossero le nostre in primis problematiche oggettive quotidiane, e poi sviluppare sempre di più questa idea, no? Quando si parte, di solito si parte da un punto e poi vengono fuori dei progetti molto ambiziosi, come tu hai appena detto. E quindi da un po' di incontri, un po' di chiacchiere fatte tra di noi con il supporto di Giovanni Mascagni, per l'appunto, in breve tempo siamo riusciti a sviluppare una grande quantità di idee, una proposta, e a metterla in forma progettuale, diciamo in maniera anche abbastanza definitiva, quasi siamo all'operativo con la definizione del progetto, con tutta una stima di costi e di proposte di progetto che abbiamo appena consegnato al Comune. Abbiamo presentato sia alla Regione, sempre con il supporto di Confindustria, e poi abbiamo presentato questo progetto anche al Comune di Grosseto. La nostra speranza è che comunque ora il progetto è molto ambizioso e molto sfidante, ma in realtà abbiamo anche visto che i costi non sono così inaffrontabili, e le ripercussioni invece ci potrebbero essere a livello locale di richiamo, anche di attrattiva per altre aziende che magari in questo momento non trovano così interessante il nostro territorio, potrebbero essere di grande beneficio per tutta la popolazione.
Come sottolineiamo anche insieme al suo collega Marco Berti, avete avuto una visione non solo, diciamo, di sinergia industriale, ma anche proprio di sinergia concreta con il territorio. Tra l'altro, a beneficio di chi ci segue dalla Toscana e non è grossetano, Via Genova rappresenta un'area industriale ma molto vicina alla città, quindi dialogate col tessuto della città. Siete andati a impreziosire, a riqualificare anche un'area che fa parte ovviamente di quello che è l'ambito cittadino. E poi anche trovo molto bello questo aspetto molto contemporaneo di industria come elemento di valore di un territorio, non solo da un punto di vista economico ma sociale, l'ipotesi un domani di un nido condiviso, di attività di riqualificazione urbana dell'area verde. Insomma, vi siete occupati veramente a 360 gradi. È stato veramente un bel percorso, perché poi ecco, parti da una cosa ma ti rendi conto, no, confrontandoti con i colleghi, poi alla fine viviamo tutti nella stessa zona, quindi ci sono stati tutta una serie di sviluppi di questo progetto che ci portano a dire che è un progetto che vorrebbe creare un'area, un quartiere produttivo multifunzionale, ma che sia integrato all'interno della città, perché ormai la città è arrivata a Via Genova, prima era veramente un'area un po' più staccata, adesso certo. Con le varie lottizzazioni ci stiamo contornando, diciamo, di civili abitazioni, e ci sembra corretto che anche Grosseto possa rivalutare queste aree, non diventino solo delle zone di produzione durante il giorno e poi siano abbandonate la notte e i fine settimana, ma possano diventare delle aree dove i cittadini hanno anche piacere magari o necessità di andare, perché certo. Ci sono anche altri tipi di servizi, e rendersi conto quindi anche delle realtà che operano nel territorio, perché poi si fa presto a dire che in questa zona non c'è niente, c'è poco e quant'altro, però se uno facesse veramente una passeggiata in Via Genova con l'interesse di capire chi attualmente già è insediato lì, si troverebbe davanti comunque a delle realtà che non credo tutti localmente riescano ad apprezzare. Quindi assolutamente. Noi, come diceva il dottor Berti, vi innanzitutto dedicheremo anche una seconda puntata per ascoltare anche le testimonianze delle altre imprese che con lei appunto hanno dato vita a questo progetto, ma verremo anche a trovarvi con le nostre telecamere e racconteremo Area Punto Zero anche proprio dall'interno. Io intanto la ringrazio per la disponibilità e ovviamente complimenti per questo progetto e per la storia di Wolf Tang. A presto allora. Grazie mille, buona giornata. Grazie davvero a Matteo Faccin. Allora, si chiude qui questa puntata speciale di Step Economia e Territori, il racconto di una bella storia di industrie che si mettono insieme, che hanno una visione di futuro, una visione anche sociale, il ruolo di Confindustria come coordinamento, e tutto questo poi è confluito nel progetto Area Punto Zero di Grosseto. Come detto, vi dedicheremo anche una seconda puntata per ascoltare anche le altre testimonianze. Intanto si chiude qui questa puntata insieme. Io vi ricordo che potete rivedere tutte le puntate di Step all'interno dei social di Confindustria Toscana Sud nell'apposita sezione della Web TV di Canale 3. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana.